questa puntata di Speedrunner daremo ampio spazio al trofeo Borgo San Donnino che si è corso il passato fine settimana a Fidenza. Non mancherà inoltre l'appuntamento letterario con la presentazione del libro di Matteo Orlandi in forma in 15 minuti. Infine immagini e risultati dalla marcia lunga di Taneto di Gattatico. Gara tranquilla, senza molto impegnarmi, perché spero di andare più forte domenica prossima a Campagna. In teoria dovrebbe andare bene, perché la temperatura è ottima, anzi un po' freschino, però va bene così, ci vediamo dopo. Si sente aria di neve, non lo so, io metterò le scarpe da neve, guarda, è un po' freddino, è arrivato l'inverno, ci ha regalato un bel ottobre, ma va bene così, dai. Alla fine ci devi avere le scarpettine apposta per correre sotto il bagnato, perché devono fare grips. Non sta piovendo. No, per adesso no, però il Ciro Pecorelli fa acqua caproni. La utilizziamo come allenamento, quindi viene come viene, chiaramente l'impegno sarà massimo, però il risultato, la preparazione non era finalizzata al risultato di questa gara, quindi va bene tutto insomma. È una mattina un po' fredda, speriamo che non piove, vediamo come va la gara. Le tue condizioni? Non sono male. Sono un po' buone, vediamo quando partiamo. Ne abito qui a un chilometro, adesso c'è un po' di vento, però dai, mi sono allenato, spero di andare bene. Sono quattro giri, penso, un po' in mezzo ai vicoli, sul ciottolato, però speriamo bene, dai, grazie. È una bella manifestazione, speriamo di fare una bella prestazione e di divertirci. Mi sono svegliato alle 6, quindi infatti potevamo venire qua a fare un po' di riscaldamento invece. No, comunque tutto bene, speriamo una bella gara e speriamo bene. Questo cambiamento di orario va bene perché mi sono svegliato un'ora dopo e quindi è ottimo. Il tuo performance oggi? Speriamo che vada bene, anche se ho fatto allenamento ieri, ho fatto della pista, quindi ho le gambe un po' affaticate. Fredda, freddissima, ventosa e basta. Ti sei preparato in un certo modo? A letto, dormendo. Caramelle di Halloween? Caramelle di Halloween, sì. No, non lo so, non sono le mie, le ho trovate lì. Come le vedi questa mattina? È un po' fresca. Stamattina viene freddo dopo. Di solito, stranamente, verso mezzogiorno arriva il caldo. Invece stamattina vedrai che vediamo. Tutto sommato, rispetto alla neve che doveva venire, è andata meglio. È proprio la prima volta che vengo a questa corsa, mi hanno detto che sono tre o quattro giri in centro, quindi presumo che sia anche bella e piacevole in mezzo alla gente. Spero che ci sia un po' di pubblico a prescindere dalla stagione e dal freddo che sta effettivamente arrivando, come diceva Leonardo. A parte ieri sono stato fermo per prepararmi alla gara, però i giorni seguenti sì, mi sono preparato, insomma, abbastanza, non troppo. Ci proviamo. Conto il tempo del tempo. E conto il tempo e contro il vento. Non ho mai fatto questa corsa, mi hanno detto che sono due giri. Quattro giri? Allora ancora più interessante. Facciamo un allenamento, dai, un allenamento pre-invernale, tanto per fare un po' di movimento. Siamo i soliti quattro, e praticamente metà squadra. Vediamo dal Chianti, siamo stati bene, e qua faremo sicuramente una bellissima gara. Siamo in preparazione per Reggio, perciò adesso andiamo a fare altri 10 km per fare almeno una mezza e niente. Che Dio ci ammandi buone.
Molto brutta, c'è freddo. C'è molto freddo, dai. Ma le condizioni come sono? Dai, speriamo buone, dai. Speriamo bene, eh? Dai. Ci divertiamo come ogni volta. Ogni volta cerchiamo di fare sempre meglio e in compagnia, per la compagnia. Abbiamo saputo che la settimana scorsa hai fatto il personale. Sì, vabbè, dai, lasciamo perdere, dai. Lasciamo perdere queste stupidaggini. Io ci sono sempre. Ci sono. La Parma, Fidenza. Parma, Fidenza, tutte quelle che riguardano il campionato FIDAL, se riesco e che non ho intoppi, li vengo a fare. Una Fidenza colorata a festa con una buona affluenza di pubblico lungo il percorso ha fatto da cornice alla settima edizione della gara podistica Borgo San Donnino. L'evento, valevole come 21esima prova del campionato provinciale di corsa su strada, è stato organizzato dalla società Avis Atletica Fidenza. Rispetto agli anni precedenti, in questo 2012 è stato registrato il record di partecipanti con 321 iscritti suddivisi nelle varie categorie. Il tracciato, ripetuto 4 volte lungo 2500 metri, ha attraversato tutto il centro storico fidentino, passando davanti alla cattedrale antelamica, transitando poi per la vecchia via Emilia, ora via Berenini, proseguendo poi in via Cavour. Partenza e arrivo nella centralissima piazza Garibaldi. Abbiamo parlato nella puntata precedente di quelle che sono le conseguenze di uno squilibrio del bacino su quelli che sono gli equilibri muscolari a livello sia del tronco che dei muscoli della pelvi che dei muscoli dell'arto inferiore. Quindi questo è un elemento importante per poter affrontare delle gare che richiedono uno sforzo muscolare interno, perché gli equilibri muscolari devono essere bilanciati in modo tale che non si ripercuotano sulle tensioni dei muscoli tali da rendere sovraffaticamento, stiramenti fino a eventualmente anche strappi muscolari. Per cui la situazione biomeccanica che si riferisce soprattutto agli arti inferiori, che sono quelli che sono più sollecitati nella marcia, soprattutto nelle marce di lunga durata, sono importanti sia per poter consentire un'adeguata resistenza allo sforzo fisico e sia per prevenire gli infortuni che possono capitare in marce così impegnative, lunghe e magari fatti anche in terreni accidentati dove facilmente si può andare incontro a distorsioni di caviglia, a sovraccarichi funzionali sul ginocchio nonché sulla colonna vertebrale. Dal nostro punto di vista, la nostra attenzione viene posta alla valutazione di un corretto assetto biomeccanico dello scheletro nel suo insieme e poi alla valutazione di quelle che possono essere l'integrità di capsule articolari e legamenti che possono essere affrontati sia tramite un riequilibrio muscolare sia attraverso apparecchiature che sono volte a ridurre o limitare, se meglio eliminare, quelle che possono essere le disfunzioni e quindi le infiammazioni che si possono verificare a carico delle articolazioni del piede, della caviglia, ginocchio o della schiena, in modo che non rappresentino questi degli elementi che rendano difficoltosa e problematica l'attività fisica dei marciatori.
La classifica finale ha visto il trionfo di Gabriele Costoncelli del Calcestruzzi Corradini, che è arrivato sul traguardo con un tempo di 32 minuti e 55 secondi. Nella lungo finale il vincitore ha distanziato il giovane Filippo Rinaldi del Cus Parma e il veterano Abu El Wafa, sempre del Cus Parma, che si sono classificati rispettivamente secondo e terzo. Tra le donne invece ad aggiudicarsi la competizione è stata Stefania Zambello della Reggio Evans. Al suo passaggio il cronometro si è fermato sui 38 minuti e 27 secondi. Seconda posizione per Maria Pezzarossa della Cittadella 1592 e gradino più basso del podio per Elena Pelati del Cus Parma. Andata bene, diciamo, nonostante c'è un po' di aria, comunque è andata bene. Tutto. Il percorso molto nervoso, tante curve, scivoloso, bisogna usare molto, molto forza per partire, diciamo. Comunque tutto è andato bene. La corsa sicuramente è molto bella perché è un percorso tutto all'interno della città, c'è tanta gente che ti guarda. Non è facile perché ci sono molte curve, in più questa leggera pioggia che è caduta le rendeva un po' scivolose, però il tempo è andato bene, sono molto contento, sono arrivato il secondo in volata, un secondo dalla prima posizione. 32,56 su questo percorso è andare forte, sono contento. È stata una bella gara, ho patito un po' il sesto chilometro, però sono riuscito ad arrivare in fondo insieme agli altri e li ho battuti in volata, è andata bene così. Gli sono mancati gli ultimi 50 metri agli altri praticamente. È una gara molto bella, l'ho fatta anche l'anno scorso, quindi percorso cittadino seguito anche dalla gente, quindi anche quello ti aiuta e ti incita. Il tempo anche quello buono, quindi bene, non ci sono stati problemi. Sono contenta, è stata una bella gara, organizzata molto bene, bella circuito, ci voleva, dai, una gara diversa dal solito, aspettando Monticelli. Gian Matteo Berberi, Gianluca Cola e è abbastanza bene, adesso speriamo nel tempo che non inizia a piovere e l'inverno non sia troppo rigido, sennò si fanno sempre più dure. Diciamo che abbiamo fatto il primo giro insieme, poi dopo alla fine del primo giro avevo delle buone sensazioni, quindi sono riuscita a staccarle sin dal primo giro. Sinceramente pensavo fossero tre giri, al secondo giro mi hanno detto che in realtà erano quattro, quindi mi sono spaventata appena, però dopo le sensazioni erano buone, ho recuperato un attimo nei punti ma appena in salita e poi dopo sono riuscita a mantenere il distacco fino alla fine. Io soprattutto devo elogiare l'Avis Fidenza, il professor Pratizzoli, per questa magnifica manifestazione che si snoda nel centro storico di Fidenza, toccando i punti cruciali di questa bellissima e storica città. Il tempo non influisce assolutamente, perché gli atleti si sa che sono temprati, quindi corrono col sole ma corrono anche sotto la pioggia. La giornata io riterrei ideale, soprattutto sotto il profilo tecnico. Da quando sono ritornato ad allenare, la mia soddisfazione è aver visto finalmente degli atleti di 20 anni vincere queste gare, quindi il reggiano Costoncelli e ancora di più il figlio d'arte Filippo Rinaldi, che ha, diciamo, vissuto da protagonista questi 10 km di Fidenza.
un volume dedicato a tutti gli appassionati del mondo del podismo. Titolo del libro, scritto da Matteo Orlandi, è In forma in 15 minuti. La pubblicazione è stata presentata in una libreria di Fidenza dalla viva voce dello stesso autore. All'interno del volume, suggerimenti, consigli e aneddoti per runners professionisti e semplici principianti che vogliono iniziare a fare attività fisica. Un libro per atleti e non, diciamo anche per chi vuole iniziare ad essere più che atleta, essere un po' più sportivo della quotidianità. Mi è nata dall'esperienza personale, dal fatto che io prima ero molto, molto sedentario, in sovrappeso, circa 20-25 kg in più di adesso, e avevo deciso di informarmi, di partire a capire come si può dimagrire, come si può stare meglio con le varie tecniche presenti al giorno d'oggi. Alimentazione prima di tutto, ma poi appunto, come dicevi tu, libro per sportivi, perché la cosa che particolarmente ha colpito anche il mio modo di essere è stata proprio la corsa. E nel libro sono dedicate circa 80 pagine, anche qualcosa in più, al mondo della corsa. Perché questo sport? Perché il running? Principalmente perché è lo sport più semplice, è la madre di tutti gli sport. È quello che si riesce a fare mettendo semplicemente un paio di scarpette uscendo fuori, impegna il meno tempo possibile e permette a tutti, veramente a tutti, tranne che in situazioni di grosso sovrappeso, di partire e di fare dei primi importanti progressi. Quindi ho voluto raccontare un po' la mia esperienza in questo mondo, in questo settore, parlando sia molto di alimentazione ma anche tanto di sport, e cercando di portare a correre tante persone, di dare un invito, perché in 15 minuti sappiamo che non si può ottenere un risultato straordinario, ma si può iniziare. Se poi, io sono convinto che se poi uno fa 15 minuti di corsa e ne passa a fare 20, 25, 30, poi si appassiona, diventa magari non un patito come me della corsa, del running, ma diventa sicuramente una persona migliore e che farà sport, farà attività fisica con tanto interesse quotidiano, quindi permette di migliorare la propria vita tutti i giorni. È stata sicuramente una bella esperienza, perché mi ha potuto far portare direttamente sul campo quello che in tanti anni di esperienza come personal trainer presso la polisportiva La Felce di Fedegara ho potuto provare con tanti allievi. Portando quindi sul campo questa esperienza è stato bello, diciamo, con Matteo collaborare e fare questo libro. Un libro che è sicuramente interessante, perché si inizia con esercizi molto semplici di preparazione fisica fino ad arrivare, per chi lo vuole, a qualcosa di un po' più livello superiore. Si inizia sempre gradualmente e si arriva poi poco per volta a portare a un gradino superiore alla nostra preparazione fisica. È un volume uscito appunto a giugno, edizione anteprima. Esiste il sito ufficiale informain15minuti.it, che raccoglie un po' tutte le varie presentazioni a tutti i vari incontri che abbiamo fatto, e viene aggiornato quotidianamente con delle cose anche utili sul mondo della corsa, dell'alimentazione e dell'attività fisica in generale. Si è disputata a Taneto di Gattati con la 36esima marcia longa sui 21 km, la classica mezza maratona, ma ci sono stati percorsi anche di 5,5 km e 9,5 km. Tantissimi podisti parmigiani che vi hanno partecipato e si sono cimentati nel percorso. All'arrivo, terza affermazione in meno di un mese per Daniela Ferraboschi, portacolori della podistica rubierese. La Ferraboschi ha preceduto sul traguardo di 34 secondi la coppia formata da Carmen Pigoni ed Elisa Fontana. Ai piedi del podio Antonella Benatti della Sinto Farm Atletica, seguita da Manuela Rebuzzi della Self Montanari e Gruzza. In campo maschile Davide Uccellari della Fratellanza ha preceduto Gabriele Valli, seguito poi dagli scandianesi Daniele Palladino e Davide Scarabelli.